Buongiorno ragazzi, siamo sempre qui a Cassino, buongiorno a tutti i cittadini. Questa mattina vogliamo discutere con Valerio, un noto musicista, quindi un artista della nostra città. Volevo chiederti Valerio, cosa ne pensi del degrado urbano che persiste qui su Cassino? Questa città è molto degradata, molto rovinata a quanto vedo, e ci vorrebbe molta più disciplina, molto più ordine, molta più educazione soprattutto e molta più civiltà da parte del cassinese, che dovrebbe essere emulato a livello socio-culturale. Vedo che sta perdendo questa cosa che aveva prima. Dovrebbe ritornare questa classica enumerazione socio-culturale che il cassinese ha il dovere di avere, dovrebbe Cosa pensi del degrado? Pensi che il degrado crei anche dei disordini sociali, quindi anche nei giovani, nei ragazzi? disordini sociali, dinamiche incomprensibili nei rapporti fra le persone, che creano caos, creano casini, creano disagio, giovanile soprattutto, per i ragazzi. Senti, ti pongo un'altra questione perché noi facciamo domande, poi diciamo, vediamo di trovare dei cittadini che possono dare anche delle risposte o quantomeno delle idee. Adesso si discuterà dell'intitolazione di alcune strade a dei personaggi storici rilevanti della nostra città. Cosa ne pensi magari dell'intitolazione a qualche artigiano, a qualche Qualche personaggio artista, popolare, qualche artista? soprattutto l'artista che ho sempre ammirato di più è stato Ennio Di Libero, grande chitarrista che famoso per il fatto di essere andato a Londra, Di Cassino, giusto? di aver importato la cultura musicale anglo-americana qui a Cassino e di essere stato il patriarca di tutti i chitarristi di Cassino. Penso che dovrebbero intitolargli una strada, penso che si meriti che gli intitolino una strada. Va benissimo, Valerio, ti ringraziamo. Buona giornata. Ciao a tutti, ragazzi, al prossimo video.